La salute, appunto, come dicevo prima, è un benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente un'assenza di malattie o infermità. Quando purtroppo ci ammaliamo dal punto di vista fisico, come sapete, ci vogliono i farmaci. Una breve introduzione di come nasce un farmaco, questo è un percorso che vi voglio mostrare perché offre tantissime opportunità occupazionali, nel senso che ci sono tantissime figure professionali coinvolte nello sviluppo del farmaco. Che dura circa una decina d'anni. Si può dividere soprattutto in due fasi: quella preclinica, che appunto è la fase prima del farmaco che arriva a incontrare l'uomo. In questa fase c'è una ricerca esplorativa, si parte da dei candidati farmaci e si va a testare prima in vitro e poi nell'animale, nei modelli animali, farmaci per vedere la tossicità è una cosa fondamentale. Mi stupisco della polemica che c'è a livello nazionale sulla sperimentazione animale, perché purtroppo non si fa sperimentazione animale perché si è salici, quello che è, ma perché è fondamentale avere dei dati di tossicità veri su un organismo. Sarebbe drammatico, immaginatevi, avere una sostanza, il medico ce l'ha in fiala, e iniettarla in un paziente. Prima di iniettarla dice al paziente: mi dispiace, ma io non ho assolutamente nessuna idea di quello che questa sostanza può fare nel suo organismo, non conosco la dose, non so la sua letalità, mi dispiace, tanti auguri. Cioè, questa è una cosa che non è ovviamente eticamente accettabile nel XXI secolo. La fase 1 appunto è la tolleranza all'uomo, la fase 2 della parte clinica è l'efficacia, e poi si va su studi più ad ampia scala quando si è già caratterizzato l'efficacia del farmaco. Poi c'è la commercializzazione. I candidati farmaci ovviamente sono molto vari, sono di origine naturale, pensiamo agli antibiotici ad esempio, le penicilline. La sintesi clinica riguarda la maggioranza dei farmaci oggi in commercio, dagli antipertensivi agli antiblastici, molte volte sono prodotti anche mediante biotecnologie, quindi utilizzando manipolazioni genetiche. La fase preclinica, appunto, questo è un riassunto di quello che ho già detto, ci si occupa appunto della scelta del bersaglio, della farmacologia, dell'identificazione della molecola, della farmacocinetica, della tossicologia. È solo una carrellata per farvi vedere quante figure professionali sono coinvolte in tutta questa fase. Ci sono chimici, biologi, molecolari, biochimici, medici, tossicologi, farmacologi. Cioè, qui c'è veramente tantissimo lavoro da fare. Lavori che durano anni. La ricerca clinica invece, appunto, dura sull'uomo, inizia sull'uomo, si va per la tossicità, all'inizio su pochi soggetti selezionati, ovviamente dopo che abbiamo una ragionevolezza nella tollerabilità. Oggi gli studi di fase 1 hanno una mortalità dello 0,01%, quindi siamo molto tranquilli. Il beneficio terapeutico va visto nella fase 2 nei pazienti più critici che hanno un bisogno urgente di nuove terapie, e nella fase 3 il confronto. Il confronto che viene su un campione di 5.000 pazienti mediamente, quando siamo fortunati. Ovviamente questo non basta, perché le reazioni avverse rare, eventualmente se hanno un'incidenza di 1 su 10.000, fatevi due conti già, non abbiamo un campione sufficiente per stabilire se un farmaco ha una certa reazione avversa grave. Quindi la farmacovigilanza funziona ulteriormente come ulteriore controllo dopo l'autorizzazione di emissione in commercio. E, oltre a questo, ci sono studi osservazionali ed epidemiologici. Io mi occupo in particolare dell'ultima parte, degli studi osservazionali ed epidemiologici. Anche i bambini si ammalano. Io sono nel laboratorio di salute materno infantile. Il bambino, però, chi è il bambino? Il bambino non è un'unica entità, non è un adulto, può essere un lattante, un neonato, può essere un adulto. Un bambino in età prescolare, in età scolare, un preadolescente. Queste fasi della vita sono caratterizzate da delle evoluzioni, la vita è un continuum, ci sono addirittura i pretori e i pretermini. Tutte queste fasi della vita sono caratterizzate dalle modificazioni biologiche che
ovviamente vanno a influire anche sulla reazione al farmaco. Queste sono una gamellata di alcune differenze fisiologiche che influenzano l'assorbimento, l'effetto, quella che è la reazione ai farmaci. Ad esempio, l'albumina sierica è una proteina che è nel sangue, che va a trasformare, che va a trasportare a molti farmaci, e questa è molto bassa. Quindi possiamo avere nel sangue concentrazioni molto più elevate nei bambini, concentrazioni tossiche, potenzialmente tossiche, a seconda dell'età del bambino. La capacità enzimatica anche, il fegato riesce poco a metabolizzare questi farmaci, quindi i farmaci fanno molto più effetto a questi bambini. Anche la funzione renale e anche l'acqua sono tutte cose che influenzano tantissimo. Questo che cosa fa sì? Che nonostante questi fatti, tuttavia la maggioranza dei farmaci di commercio non sono registrati per uso in età pediatrica. Ci sono varie ragioni, sono ragioni etiche, perché molte aziende farmaceutiche hanno avuto problemi in passato ovviamente a fare sperimentazioni sui bambini, ma purtroppo è nell'interesse dei bambini avere sperimentazioni dati sui bambini, ovviamente perché è per la loro sicurezza. L'uso of label, infatti, cioè non registrato, quando abbiamo delle formulazioni che non sono adatte ai bambini, pensiamo ad esempio a fare ingoiare una compressa a un bambino di un anno, auguri, è impossibile, non abbiamo un dosaggio, possiamo triturare la compressa, perfetto, ma poi come spieghiamo a fare una diluizione corretta al genitore di quel farmaco nell'acqua? E il sapore che avrà? Ovviamente ci sono tantissimi tipi di problematiche. L'uso plevola mette a rischio di reazioni avverse. Questi sono i trial, quindi gli studi clinici, quelli di prima, pediatrici in Italia, vanno dal 10 al 14%. Quindi vedete che c'è una grandissima necessità di un numero maggiore di studi clinici dei bambini. Perché il bambino, come abbiamo visto, non è un piccolo adulto, non è semplicemente un adulto con un peso ridotto. Dopo l'immissione in commercio, questi altri studi ci aiutano. La farmacovigilanza è un sistema che è gestito dall'Agenzia Italiana del Farmaco e si occupa di raccogliere le segnalazioni spontanee degli eventi avversi fatte dal farmacista o anche dal paziente o dal suo medico, ovviamente. Raccoglie queste segnalazioni per poi porre dei rimedi, per togliere dal commercio eventuali sostanze che possono essere dannose o che si rilevano essere dannose. Studi osservazionali invece studiano i possibili effetti tra fattori di rischio e fattori protettivi di una determinata patologia o esposizione a un farmaco. Io mi occupo in particolare di antibiotici. Questa è la curva dell'utilizzo degli antibiotici, la prevalenza è semplicemente la percentuale delle persone che in un anno assumono almeno una scatola di antibiotico. Questa non è una curva italiana, la curva italiana sarebbe più alta. Vedete che prima dei 15 anni c'è un grosso picco, perché appunto i bambini sono più esposti agli antibiotici per peculiarità che adesso non sto qui a elencare, ma chi è genitore lo sa che il bambino si ammala molto. Diciamo che in Italia abbiamo fino al 90%, vuol dire che 9 bambini su 10 ricevono un antibiotico all'anno. È veramente necessario questo? No, non è necessario. La situazione in Europa è diversa. L'Italia, come vedete, è nera, è nel più alto consumo di antibiotici, è secondo posto dopo la Francia, ma in realtà questo dato è del 2009, la Francia sta abbassando il suo consumo, ormai siamo maglia nera per il consumo di antibiotici. Anche questa revisione fatta dal mio capo in qualche anno addietro fa vedere come l'Italia sia ben oltre i paesi anglosassoni, 3-4 volte superiore il consumo. Anche la scelta delle classi, in arancione avete le cefalosporine non sono prescritte affatto in Danimarca e in Olanda, mentre da noi rappresentano un terzo addirittura della cura. Le cefalosporine sono farmaci che vengono usati solo in ospedale, sono farmaci che, per i quali l'utilizzo in ambiente extra ospedaliero non è assolutamente auspicabile, secondo le linee guida, ovviamente, nazionali, non lo dico io, che non sono nessuno. Questo è uno studio che abbiamo fatto recentemente, l'SPR è un indice
che praticamente correla a livello di discrezzo sanitario qual è l'utilizzo di antibiotico in questo caso. In blu scuro vedete un utilizzo sopra quello che ci si aspetterebbe, in celeste un utilizzo medio e in celeste chiaro un utilizzo più basso di quello che ci si aspetterebbe. Questo semplificherà molto le cose. Vedete che c'è una differenza mostruosa tra la Lombardia e la Puglia. Queste differenze vanno dal doppio di differenza. Qui parliamo di regioni nelle quali, cioè, la prescrizione dell'antibiotico non c'ha dei costi associati differenti, perché ovviamente è passato dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi si paga solo un ticket. La differenza del ticket per queste regioni non esiste, si paga sempre tra 1 e 2 euro. Quindi non ci sono delle ragioni, non ci sono ragioni di malattia, non c'è un'epidemiologia delle malattie infettive diversa.